Ciao a tutti amici di Cisper TV, terzo giorno a CrossFit Contamination, sono sempre Luca Rabbia. Iniziamo la classe di oggi pensando che non abbiamo più un lavoro di massimale su un peso, ma abbiamo un lavoro di gymnastic strength, quindi un lavoro di forza sulla ginnastica a corpo libero. La skills particolare di oggi saranno le strict deficit and stand push-up. Iniziamo un riscaldamento generale. Prima di tutto scaldiamo i polsi, quindi 20 più 20 rotazione del polso, orario e antiorario, per procedere a un 3 round di 30 secondi di handstand hold contro il muro. Per chi già fatica possiamo farlo facing, quindi con la faccia rivolta verso il muro, 250 metri di row e 10 push-up. Il tutto per 3 round, steady pace sempre. Possiamo passare a lavorare sulla posizione di handstand, quindi mani a terra, ci buttiamo contro il muro, posizione verticale, e facciamo 10 discese lente in eccentrica, quindi ribaltamento, discesa eccentrica, esco dalla posizione e mi riposiziono in verticale, tutto questo per 10 volte. Dopodiché possiamo passare a prendere il PVC, iniziamo a scaldare la posizione verticale, quindi head through, posizione di front rack, distendo, incastro la testa. Questo ci aiuterà sia per il discorso dell'handstand push-up, sia per il discorso dei thruster che avremo nel workout successivo. Quindi passiamo a scaldare anche il movimento del thruster. PVC, posizione di front, faremo 10 front squat, 10 push press e successivamente 10 thruster, quindi andremo a mettere tutti e due i movimenti assieme. Questo lo facciamo sempre con il PVC. Terminata la fase di riscaldamento, possiamo portarci tutti al muro dove potremo lavorare sull'handstand e l'obiettivo di oggi sarà trovare le 5 ripetizioni di strict handstand push-up con il massimo deficit possibile. Questo ovviamente va bene per gli atleti avanzati perché la signora Maria non potrà fare il 5 RM di strict deficit and stand push up e quindi ci saranno delle modalità per scalarlo, passando solamente alle tenute in verticale, possiamo scalare ulteriormente con i wall climber o possiamo ancora di più semplificare con delle pike push up, quindi delle push up tenendo il tronco in verticale e i piedi appoggiati sul box, fino ad arrivare alla forma base della push up a terra. Quindi abbiamo una vasta gamma di movimenti che possiamo utilizzare dall'atleta più avanzato al ragazzino che si avvicina al CrossFit, alla signora che viene un paio di volte a settimana. Quindi anche se l'obiettivo principale sono le 5 strict deficit push up and stand push up, noi possiamo comunque adattare questa parte di workout a chi ha dei livelli di fitness più bassi. Quindi possiamo portarci al muro. Il deficit consigliamo sempre di utilizzare dei dischi in modo che possiamo anche misurare l'altezza e avere un riferimento per quando lo ripeteremo. Questo ci serve sia come riferimento sia per fare un riscaldamento comunque graduale per poi arrivare all'altezza massima. Quindi inizieremo facendo 5 handstand normali, ricordiamo sempre le posizioni delle mani a terra, la proiezione in proiezione, la testa non deve essere tra le mani ma deve essere leggermente più avanti in modo da avere una simulazione di una press con bilanciere. Il bilanciere non passa in mezzo alla testa ma viene spostato in avanti. I gomiti non puntano in fuori, avremo sempre degli avambracci verticali. Da questa posizione strict handstand al piano e gradualmente possiamo aumentare il deficit con dei dischi da 5, da 10, da 15. Abbiamo moltissimi riferimenti, l'importante è che
manteniamo comunque una stabilizzazione della linea mediana costante, sia nella fase di bottom sia nella fase di top position. Cerchiamo quindi la massima altezza e, agenda alla mano, segnate l'altezza che siete riusciti a raggiungere. Dopo questa prima parte di forza dedicata a un movimento di ginnastica, passiamo al Metcon. Avremo un Metcon che sarà un 13 minuti AMRAP, quindi il dominio di tempo è ben definito. Abbiamo 13 minuti in cui dobbiamo fare più ripetizioni possibili. Avremo 4 movimenti che si alternano tra pull e push, quindi un movimento di tirata e un movimento di spinta. Avremo come movimento di pull le calorie al vogatore, come movimento di spinta i thruster, come movimento nuovamente di tirata le pull up alla sbarra, quindi le trazioni, e come ultimo movimento già visto perché scaldato nella parte di gymnastic strength, l'handstand push up. Le ripetizioni in questo caso sono alte, perché sono 55, 55, 55, 55. Quindi è importante non andare a esagerare nella partenza per cercare di fare troppe ripetizioni unbroken e poi recuperare per troppo tempo. Essendo un AMRAP, l'obiettivo fondamentale è che l'intensità venga mantenuta medio-alta e costante, quindi cercate già di immaginarvi il workout e di suddividervi le ripetizioni e cercate di seguire il piano che vi siete prefissati. In questo caso quindi 55 calorie al vogatore, 55 thruster, 55 pull up, 55 stand push up. Anche qui possiamo dividere in 3 livelli, avanzato, intermedio e beginner. In questo caso i pesi sono 40 e 30 per il thruster, sia per gli intermedi che per gli avanzati. Andremo a scalarlo per i beginner con un 30-20. Le pull up, anch'esse possiamo cercare di mantenerle pull up per gli avanzati che potranno eseguirle nella versione keeping o addirittura butterfly. Possiamo pian pianino andare a scalare invece con delle jumping pull up per chi non avesse ancora la padronanza di questo movimento. Sarà quindi molto importante settare eventualmente un box alla base della sbarra ad un'altezza tale che permetta di sfruttare la forza delle gambe per portarsi su. Questo però non deve compromettere il lavoro di tirata, che deve essere comunque effettuato dalla parte superiore del corpo. Stesso discorso vale per l'handstand push-up, in cui nel workout già andremo a metterle a livello, quindi senza deficit, per gli atleti avanzati, perché sono 55 ripetizioni, quindi sono molte ripetizioni, e andremo pian pianino a scalarle con l'ausilio di un abimat nella posizione della testa, eventualmente ancora un abimat più un disco da 5. Più di quello non consigliamo, perché poi il movimento della press viene a meno, perché avrà solo più un range di movimento che non è ottimale. Quindi abimat, al massimo abimat più un disco da 5. Dopodiché andremo a semplificare nelle varianti di pike push up, quindi una push up con tronco verticale, piedi sul box, andiamo a scaricare il peso sul box, oppure semplicemente delle push up o addirittura dei wall climber. Ovviamente non saranno 55, perché saranno da scalare come numero di ripetizioni. Terminato il workout, defaticamento, in questo caso abbiamo vogato, quindi ci si può alternare a coppie con un paio di minutini di vogata leggera, e visto che abbiamo fatto molti movimenti sulle braccia andremo a fare stretching nelle opportune articolazioni.